Filippo Saporito del ristorante La Leggenda dei Prati all'interno di Villa Bardini a Firenze. Vi farò vedere come prepariamo il piatto che è diventato il più importante e il più longevo del nostro ristorante, che è una terrina di fegatini di pollo. Rappresenta proprio il nostro modo di vedere la cucina toscana, perché sono gli stessi ingredienti del crostino, cioè fegatini di pollo, cipolla, salvia e vinsanto, però presentati, accoppiati, lavorati in maniera un po' differente, diciamo un po' più moderna. Allora, intanto abbiamo messo, pulito bene bene i fegatini da tutte le nervature e tutti i grassi in eccesso, lavato abbondantemente in modo di far togliere più sangue possibile, soffritto una cipolla con la salvia, buttato i fegatini dentro, fatti cuocere in maniera abbastanza importante con il fuoco piuttosto vivo, bagnati con molto vinsanto e fatto evaporare. In questo momento i fegatini sono freddi, cosa molto importante per andare a terminare il piatto. Abbiamo tolto 4-5 fegati, quelli più belli, che ci serviranno per decorazione. Abbiamo messo un ammollo nel vinsanto dei fichi secchi, che sono rinvenuti, sono molto profumati in questo momento. L'ultimo elemento che ci manca è il burro, e poi la nostra terrina, che abbiamo coperto di lardo di colonnata, pronta per raccogliere il nostro fegato. Andiamo a mettere in un frullatore tutta i fegatini e tutto il succo dentro, perché questo è veramente molto buono, c'è la cipolla, ricordate, la salvia che abbiamo tolto, ma soprattutto il vinsanto evaporato. Allora, abbiamo frullato bene i fegatini, che vi ricordano cotti con la cipolla, il vinsanto e la salvia che poi abbiamo tolto, e un po' di burro. Questo è il risultato, molto morbido, non è liscissimo, ma non mi importa, mi va bene che sia anche un po' rustico. Andiamo a mettere una piccola parte del nostro impasto all'interno della nostra terrina, che vi ricordo abbiamo foderato di lardo di colonnata. Un piccolo consiglio: per foderare il lardo di colonnata vi conviene congelarlo, perché essendo molto delicato non è molto semplice frullarlo. Se lo fate da un pezzo di lardo congelato vedrete che sarà più facile. Stendiamo la nostra terrina all'interno, facciamo un piccolo strato e qui andiamo ad alternare i fichi che abbiamo messo in ammollo nel vinsanto per farli riprendere un po' di struttura e soprattutto per farli profumare. Vedete, faccio una linea molto stretta di fico, il fico è solamente tagliato a metà, le faccio stretta perché amerei che quando si taglia dopo a fette si possa ritrovare in ogni fetta una parte del fico. Stringiamo bene, mettiamo un altro strato di terrina, anche qui andiamo a stendere e alterniamo questo momento invece l'altro elemento che abbiamo messo da parte per decorare. Vi ricordate, abbiamo tolto dai fegati mentre cuocevano quelli un pochino più belli, l'abbiamo tagliata a metà e anche questi andiamo ad alternarli. Quella per lo stesso principio del fico, in modo che si possa trovare, dopo che abbiamo tagliato la nostra terrina, sia una parte di fico che una parte di fegato. Vi assicuro che l'aspetto cromatico sarà sicuramente molto bello e curato. Ecco qui, ora non ci rimane altro che riempire il nostro contenitore con l'altra terrina. Come avete visto, distenderla bene in tutto il nostro contenitore, pressare un po' e lasciare riposare in frigo finché non sarà freddo. Diciamo 2 ore in frigo saranno perfette, ma potete anche prepararla il giorno prima e mangiarla il giorno dopo, non ha assolutamente problema. Naturalmente va conservata in maniera ottimale all'interno di un frigorifero. Ora questa è la parte più importante, con un po' di delicatezza andiamo a schiacciare all'interno tutto il contenuto, cerchiamo di farlo il meglio possibile, perché in questo modo avrete tutte le fette uguali e soprattutto tutte uguali di bellezza anche. Vedete, abbiamo coperto più o meno tutta la nostra terrina, raccattiamo gli ultimi 2 pezzi giusto per non lasciare niente in filo. Il lavoro è fatto, non ci rimane che chiudere coprendo con il lardo
che avevamo lasciato fuori proprio per questo, vedete? Un secondo. Come vi dicevo, non rimane che altro che mettere la nostra terrina in frigorifero per minimo 2 ore, preferibilmente mezzogiornata, in modo che il burro e la terrina tirino e sia più facile tagliarlo. Dopo lo mettiamo, è arrivato il momento di assaggiarla, la tiriamo fuori dal frigo, vi ricordo, dopo averla fatta riposare almeno un paio d'ore, preferibilmente mezzogiornata, la tagliamo a fette, la mettiamo in un piatto con accanto qualche insalatina, ci sta bene molto anche la rucola, ma non eccedete perché sennò coprirà il sapore. Noi al ristorante l'accompagniamo con il pancosanti, che è il pane tipico che si fa a Siena provincia intorno ai primi giorni di novembre, ricco di uvetta e noci, ci sta veramente molto bene, ma anche un pane leggermente tostato sarà perfetto. Vi assicuro che il risultato sarà ottimo. Buon appetito, alla prossima.